Hai capito? Li lasciano andare subito. E sa cosa noi li hanno condannati con che cosa? Solo per lesioni, non tentato omicidio. C'ho 6 buchi nelle gambe, sti pezzi di merda. È ancora molto scosso Claudio Novali. Non ha dimenticato ciò che accadde la sera del 25 settembre di 5 anni fa. 4 malviventi a volto coperto e armati di pistola irrompono nel distributore che l'uomo gestisce da 30 anni a Telgate, nel Bergamasco, vicino al casello dell'autostrada Milano-Venezia. Io ero di là, mi chiama mia figlia, poi mi si affaccio qua, lui è lì con la pistola, mi dice cassa, ma io dico, ma se lui mi dice dammi i soldi, io sgascio il borsello, glielo do, mi ha detto cassa, al momento ho detto ma quale, bam, una proiettile nella gamba, aia porca puttana, fa per scappare in officina, ma ha sparato gli altri due, proiettile, un altro proiettile, due proiettili. Nel frattempo guardo che era tutto pieno di sangue, cioè, avevo tutte le gambe inzuppate di sangue, sono venuto lì, ho messo le gambe sulla scrivania, tanto che arrivava la Croce Rossa. E quello che ha sparato non si sa neanche chi è, non l'hanno beccato quello, perché gli altri non parlano. No, quando un giudice ti dice che l'hanno condannati solo per lesioni, ma come lesioni? Ma mi sono venuto qua, mi una pedata. Mi sparano 6 buchi nelle gambe, c'ho dentro i buchi nelle gambe qua, i proiettili entrati qua, lì, guarda qua, qua. 6 buchi c'ho nelle gambe, entrati e usciti, se mi prende la femorale sono morto, loro solo per lesioni, se te invece li prendevi una legnata in testa, te ti mettevano in galera, questa è giustizia. 2 mesi dopo, i zingari mi hanno svuotato i stessi, c'entro ancora il taglio deflessibile, 20.000 euro sono meno fregato. 20.000 euro, ero assicurato, sai qual è la tua assicurazione? Hanno trovato il cavillo per non pagarmi, dice i tuoi self-servi dove essere collegati alle forze dell'ordine, quindi non si è visto niente. No, neanche da quelli, e l'anno dopo sono stato infarto, dopo tutti questi stress, sono avuto l'infarto, un mese di ospedale in coma, sono qua per miracolo, dopo devo dire ancora qualcosa? Credo più nella giustizia e basta, finita la storia.